So che sarà di grande incoraggiamento, so che sarà di rivelazione per ognuno di voi, così come lo è stato per me, così come lo è per me. Dal libro di Genesi, dal capitolo 21, dal verso 9 in particolare, è la storia di Agar e di Ismaele. Conosciamo questa storia. Voglio leggerla, al verso 9 dice così la scrittura. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar l'egiziana rideva. Allora Sara disse ad Abramo: caccia via quella serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo, a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per questo ragazzo, né per la tua serva, acconsenti a quello che Sara ti dirà. Perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome, ma anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un odre d'acqua e li diede ad Agar, mettendogli sulle spalle con il bambino, e lo mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'odre finì, lei mise il bambino sotto un arbusto e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva in cuor suo che io non veda morire il mio bambino. E seduta così di fronte a distanza, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo lì dove si trova. Alzati, prendi il ragazzo per mano, tienilo forte, perché io farò di lui una grande nazione. Dio le aprì quindi gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò e riempì d'acqua l'odre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo ed egli crebbe. È una storia straordinaria. Tutti quanti noi sicuramente abbiamo letto più volte questa storia. Agar con suo figlio Ismaele si ritrova in una situazione sicuramente che volontariamente non cercò e si ritrovò in una situazione chiaramente molto ostile a lei, al bambino. Immaginiamoci un attimino, immedesimiamoci in questa madre, immedesimiamoci in questo bambino di 10 anni e qualcosa di più. Il deserto, un luogo ostile all'uomo, il caldo, la stanchezza del cammino. Aver terminato i viveri, quindi l'acqua e il mangiare, mette la condizione, la madre Agar mette in condizione il bambino di disperazione. Cioè Agar pensò che era la fine, Agar pensò che non c'era via di uscita, Agar pensò che sarebbe morta, e non solo lei, ma suo figlio. E immaginate, come dicevo, quanto può essere doloroso per una madre non solo morire, ma vedere il proprio bambino, proprio il proprio figlio morire. La storia ci dice che Agar si allontanò, lasciò il bambino e si allontanò ad una certa distanza da lui. Lei non voleva vedere suo figlio morire. Pianse, gridò, si disperò allontanandosi da suo figlio. Ripeto, pensando che era la fine, pensando che non c'era speranza, che quel luogo sarebbe stato il luogo della morte, il luogo della fine, il luogo in cui avrebbe visto morire se stessa e suo figlio. Ma all'improvviso, mentre ella piange, Dio parla a lei e dice: perché piangi? Non temere, non avere timore. Io ho ascoltato, Dio ha ascoltato il grido di questo bambino. Ho ascoltato il vostro grido lì dove siete, lì dove vi trovate, nella condizione in cui vi trovate. E non temere, va, prendi per mano tuo figlio, afferra per mano tuo figlio, perché io ho un proposito, io ho un proponimento, c'è una chiamata, c'è un destino, c'è un sogno che riguarda questo ragazzo. Non temere. Ed è scritto che all'improvviso Dio toccò gli occhi di Agar, i suoi occhi si aprirono
Dio fece spuntare un pozzo, un'oasi, acqua nel deserto. In una condizione di morte, Dio fa sorgere la vita. Cos'è infatti l'acqua nel deserto per un uomo? È vita. Che cosa noi riusciamo a scorgere attraverso questa meravigliosa narrazione? Che Dio interviene, che Dio è colui che vede, così come anche Agar chiamò quel luogo, El Roi, Dio vede, colui che vede. Dio vede la situazione in cui ti trovi, Dio conosce la situazione, la circostanza, le problematiche in cui noi ci troviamo. Dio sa dove sei in questo momento. Dio sa, Dio conosce quel luogo prima che tu lo conoscessi, prima che io lo conoscessi. Dio ha preparato, predisposto ogni cosa nel luogo in cui tu ed io stiamo per morire. Nel luogo in cui tu e io siamo disperati, nel luogo, nella condizione, nella situazione in cui non c'è speranza, Dio trarrà da questa situazione non solo il bene, ma il mio e il tuo bene in maniera personale. Dio si trova lì dove tu ti trovi. Agar pensava che era finita, così come anche tu ed io spesso e volentieri pensiamo che è finita. Quante volte mi è capitato in questi 10 anni di ministero, in questi anni in cui ho camminato, ho seguito Gesù, quante volte ho pensato in momenti di disperazione, in momenti difficili, in momenti particolari, in momenti dove le problematiche erano reali, erano tangibili, non erano frutto di un'invenzione o di un'emozione, erano situazioni davvero avverse, erano situazioni di grande prova o di tentazione. Voglia di mollare, voglia di lasciare, voglia di non andare oltre, di non andare avanti. E in quel momento abbiamo pensato come Agar, è finita. Morirò io e morirà mio figlio. Morirò io e morirà il mio sogno. Morirà il mio parto. Morirà quello che Dio ha concepito dentro di me, che è appena nato, che sta per nascere. E non solo morirò io, ma vedrò morire quella chiamata, quel proponimento, quel destino che sento mio come un bambino per una madre. E allora in quel momento che cosa facciamo? Cosa pensiamo? Come Agar ci allontaniamo, prendiamo distanza. Quale distanza può esserci tra una mamma e un figlio, una figlia? Non c'è distanza. Una madre porta in grembo il suo proprio bambino, la sua propria bambina. Sono un'unica cosa. E così come anche la chiamata di Dio, il destino di Dio nella tua vita, nella mia vita, è un'unica cosa. Ma nei momenti di disperazione, nei momenti di prova, nei momenti in cui noi pensiamo che sia finita, nei momenti in cui noi pensiamo che non andremo oltre, che moriremo lì, noi ci distanziamo, noi iniziamo a pensarci distaccati da quel bambino, noi iniziamo a pensare che le due cose non siano la stessa cosa, noi iniziamo a distanziarci, allontaniamo, perdiamo di fiducia in quella chiamata, in quel sogno, in quel proponimento, in quelle parole che Dio ci ha dato e iniziamo a piangere, iniziamo a gridare, iniziamo a disperarci. Ma in quel momento, in quel luogo, Dio raggiunge la nostra vita, Dio parla al nostro cuore, ci ricorda che c'è una chiamata, che c'è un proponimento, ci ricorda che ci ama, ci ricorda che ci vede, ci ricorda che ci conosce, ci ricorda che era lì prima di noi, ci ricorda che nulla è possibile, lui è a chi si fida, a chi cammina con lui. E che tutto ha un motivo, che tutto ha uno scopo nella nostra vita, anche questi momenti, che ovviamente non crea il Signore, che a volte sono frutto delle nostre decisioni, a volte sono frutto, come dicevo, delle decisioni di altri, come ad esempio nel caso di Abramo, fu Abramo a spingere, fu Sara, furono loro due a spingere Sara e Ismaele. Ci sono volte in cui noi ci troviamo dove ci troviamo a causa della decisione di altri, ci troviamo dove ci troviamo a causa delle cose che altri fanno, ci troviamo dove ci troviamo a causa delle nostre scelte a volte, delle nostre decisioni, o semplicemente per aver ubbidito a Dio. A volte ci troviamo in situazioni non perché ci sia peccato, perché abbiamo sbagliato, ma ci troviamo in alcune situazioni perché Dio ci ha chiesto di fare qualcosa, perché Dio ci ha chiesto di andare in un luogo, perché Dio ci ha chiesto di stare in un luogo, perché Dio ci ha chiesto di non mollare, perché Dio ci ha chiesto di investire lì piuttosto che là.
Ma in quel momento, il momento in cui non ci troviamo in condizioni precarie, come la condizione precaria era quella di Sara e di Ismaele, noi gridiamo, noi piangiamo, noi pensiamo che sia finita, noi pensiamo che moriremo lì. Dai, quante volte ti sarà capitato? Quante volte avrai detto è finita? Quante volte avrai detto non riuscirò ad andare oltre, non riuscirò a vedere quelle cose adempiersi, non riuscirò a superare questo step, non riuscirò a coprire quel debito, non riuscirò a coprire quella spesa, non riuscirò a vedere quella situazione cambiare, non riuscirò a vedere questa malattia guarire, non riuscirò quella situazione familiare a vedere quella situazione familiare cambiare, non riuscirò ad andare oltre. Io ci morirò qui, io ci morirò in questo deserto. Non c'è acqua, non ho nulla da mangiare, sono sfinito, sono senza forze. Morirò io e morirà il mio bambino. Morirò io, morirai tu. E morirà quel sogno, quel proponimento. Ma non è così. Voglio incoraggiarti, voglio esortarti, voglio ricordarti che non è così. Non è così che Dio pensa, non è così che Dio vede, non è così che Dio pensa e sogna per te e per me. Dio ha un progetto, Dio ti sta vedendo lì dove sei. Infatti, quando Dio interviene, quando Dio parla ad Agar, dice: perché piangi, Agar? Perché? Perché ti disperi? Non sei qui perché dovevi trovarti qui, non sei qui perché ti ho chiesto di stare qui, non sei qui perché ho spinto Abramo e Sara a spingerti in questa direzione, non sei qui, non sei in questa condizione per una ragione. Non temere, io ho udito il tuo lamento, il tuo pianto, il tuo bisogno, io vedo anche dove si trova il ragazzo, io vedo dove ti trovi, io vedo in che condizioni sei, io so, io ti conosco, io so dove sei, io so di cosa hai bisogno, io lo so. Ricordati, e c'è una cosa importante che Dio dice ad Agar: prendi per mano forte tuo figlio, afferra in maniera decisa di nuovo il tuo bambino. Cioè Dio sta dicendo qui ad Agar, a me e a te, nella condizione in cui ci troviamo, di disperazione forse, afferra di nuovo il sogno, afferra di nuovo la chiamata, afferra di nuovo quel proponimento, perché io ho un disegno per Ismaele, io ho un proponimento per Ismaele, io ho un disegno, un destino, c'è una nazione in questo bambino, c'è un qualcosa che è più grande di voi, è più grande di questo bambino stesso, è qualcosa che io ho stabilito nel mio disegno benevolo, disse il Signore in qualche modo ad Abramo, e dice Dio a te e a me in questo momento. Dio cosa fece? Dio rassicurò Agar, Dio invitò Agar a non mollare. Invitò Agar a stringere di nuovo per mano fortemente suo figlio, cioè a riafferrare, a ritornare a essere di nuovo uno, non distanziato, non separato da suo figlio, cioè da quel sogno, da quel parto, da quelle parole, da quelle promesse che Dio ti ha fatto, che sono dentro di te, parte del tuo andare e del tuo essere. E poi aperse gli occhi di Agar, aperse gli occhi di Agar e disse ad Agar: guarda, Agar. E Dio compì un miracolo straordinario, cioè trasformò la valle della morte in una valle di vita, il deserto in un'oasi, trasformò la condizione di Agar. E in quel luogo, infatti, Agar scoprì, conobbe Dio come il Dio che vede, il Dio che conosce, il Dio che può fare ogni cosa in ogni condizione, in ogni situazione nella quale noi ci possiamo ritrovare. Voglio incoraggiarti, così come Dio ha incoraggiato me nel passato. Dio ti sta vedendo, Dio ti conosce, Lui ti ama, Lui sa dove sei, Lui ascolta il tuo grido, Lui sa di cosa hai bisogno, Lui ti farà andare oltre, Lui ti farà andare oltre questo deserto, tu andrai oltre quella situazione, oltre quel debito, oltre quella circostanza, oltre quel problema nel quale tu ti sei trovato a causa tua, a causa delle scelte di altri o semplicemente per aver ascoltato, seguito e ubbidito Gesù. È il piano di Dio. Dio provvederà, Dio farà un miracolo, Dio farà sgorgare l'acqua in quello stesso luogo in cui pullulava la morte, nello stesso luogo in cui tu hai pensato di morire, nello stesso luogo in cui tu hai pensato che era finita, nella stessa condizione, situazione, nella medesima situazione in cui tu e io abbiamo pensato che era finita, che non c'era più futuro, che non c'era una speranza, che non c'era un oltre, che non c'era un domani. E mentre eravamo lì abbiamo gridato, e Dio sta per parlare al tuo cuore, Dio sta già facendo questo, Dio sta per mostrarti il suo piano, Dio sta per incoraggiarti di nuovo a riprendere possesso di nuovo di quelle parole, di quelle promesse,
Dio ti sta chiedendo di riappropriarti di quel bambino, di non distanziarti da esso, ma di riafferrare tutto ciò che Dio ti ha dato. Lui aprirà i tuoi occhi, lui creerà acqua e vita dove non c'è, tu andrai oltre, supererai quel deserto e ti incamminerai, ci incammineremo verso quei passi, quelle orme, quelle opere che Dio ha precedentemente preparato, verso l'oltre, perché c'è un proponimento, c'era un proponimento nella vita di Agar e nella vita di Ismaele. Dio è colui che vede, amico mio, amica mia, fratello, sorella, chiunque tu sia, io voglio che tu sappia che c'è speranza, che c'è un domani, che nella situazione in cui ti trovi tu non morirai, tu non rimarrai lì, tu non finirai i tuoi giorni in quella situazione. Tu andrai oltre, tu andrai al di là, tu vedrai compiersi ogni parola e ogni promessa. Fidati di Dio, grida a Lui, afferra il sogno di Dio, afferra la chiamata, afferra il ministero, afferra quelle promesse, non importa quale deserto sia intorno a te, non importa quale dolore, quale situazione, quale circostanza, quale povertà, non importa che tu abbia tutti contro, tutti a favore, non importa che tu sia da solo con il tuo bambino, da solo con il tuo destino, da sola con la tua chiamata, da solo con le promesse e le parole. Tutto ciò basta, basta, basta e basta. Non temere, Dio vede, Dio conosce, Dio sa. Dio aprirà gli occhi, i tuoi occhi, e tu vedrai. Dio toccherà in quel luogo, parlerà alle situazioni. Dio cambierà le circostanze, Dio cambierà te e me in quelle situazioni, in quelle circostanze, in quel deserto. Ma Dio trasformerà quel deserto. Questa parola è sicura, questa parola è certa. Questa è la sua parola, questa è la parola di Dio, non è la mia parola. È la parola di Dio. Questo è il suo proponimento, questo è il suo amore per te. Lui ti conosce, lui ti ama, lui ti porterà avanti, lui non ti lascerà, lui non ti mollerà. Voglio lasciarti così. Stringi, afferra di nuovo il testimone, afferra di nuovo la chiamata, quelle parole e quelle promesse. Torna a guardare a lui, grida solo a lui, dipendi da lui, ascolta lui, segui lui e sappi che in quella condizione, proprio la condizione in cui tu pensi di morire, nella condizione in cui tu pensavi che era finita, in quella condizione, in quella situazione, in quella circostanza, tu rivivrai e tutto rivivrà e tutto acquisterà un nuovo valore, un nuovo senso e tu scoprirai anche il perché di tutto ciò. C'è un destino in Ismaele, c'è un destino in te, c'è una chiamata e Dio trasformerà quel luogo e Dio farà uscire un pozzo dal nulla, acqua dal nulla e tu andrai oltre. E tu andrai avanti, proprio lì dove sei.